per la tua grazia, per la tua presenza, per la tua guida, per il tuo aiuto, per il tuo sostegno. Signore, tu sei il tutto della nostra vita e siamo qui questa sera non solo per dirti grazie, ma anche per fare come Maria, sederci ai piedi della tua parola, per ascoltare ogni insegnamento che procede da essa, affinché le nostre vite possano essere nutrite e l'anima nostra possa conoscere appieno chi tu sei e qual è la volontà tua per la nostra vita. Guida questo culto, Signore, dacci una mente attenta. E se c'è qualcuno che ancora deve raggiungere questo luogo, accompagnalo in mezzo a noi e ti chiediamo ogni grazia nel nome di Gesù che è con te, benedetto in eterno. Gloria al Signore, gloria al Signore, gloria al Signore. Benedetto tu sei, o Signore Dio. Il nostro principio è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore. Gloria a Dio, state comodi. Gloria al Signore. Vogliamo continuare gli studi relativi ai pilastri della nostra salvezza. La volta scorsa abbiamo parlato di Cristo, che è colui che è morto sulla croce per la nostra salvezza. Stasera parleremo di un altro pilastro che è correlato alla salvezza, cioè la nuova nascita. Perché la salvezza non è semplicemente il perdono dei nostri peccati. Certo, essa è il perdono dei nostri peccati, ma non è semplicemente questo, perché l'opera della grazia determina in noi qualcosa di straordinario, cioè la rigenerazione. Diventiamo delle nuove creature. E questo era necessario alla luce di tutto quello che abbiamo visto finora. Cioè, abbiamo visto che noi siamo per natura schiavi del peccato, abbiamo visto che il cuore è insanabilmente maligno, abbiamo visto che tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio, abbiamo visto che pecchiamo e che di conseguenza questo è insito in ognuno di noi. Cosa poteva fare il Signore? Semplicemente perdonarci? Non sarebbe stato utile, o meglio, sarebbe stato utile a poca cosa, nel senso che noi saremmo ricaduti di nuovo nel peccato. Era necessario quindi non solo perdonarci, ma cambiare quella parte marcia di noi, la vecchia natura, per mettere una parte nuova in noi, la nuova vita. Era necessario togliere il cuore insanabilmente maligno per mettere un cuore nuovo dentro ciascuno di noi. E quindi la salvezza è qualcosa di più del perdono dei peccati, essa è anche rigenerazione, nuova vita, nuova creatura, nuova nascita. Questo principio è esposto in modi diversi nella parola di Dio, sia nel Nuovo che nell'Antico Testamento, e trae origine, come dicevamo, dal fatto che tutti quanti noi abbiamo una natura decaduta. Leggiamo qualche verso al riguardo. Maddalena, Matteo 7, verso 17 e 18, Pina, Marco 7, da 21 a 23, poi mamma Matteo 12, 34 e 35. E poi mi leggerai il verso 33, te lo dico io l'ordine. Poi Pina, Giovanni, capitolo 3, il verso 3 e il verso 7. Poi Alessandra, Seconda Corinzi, capitolo 5, verso 17. Poi Mariella, Giovanni, capitolo 3, verso 6. E Antonio, Ezechiele, capitolo 36, il verso 26 e il verso 27. Cominciamo a leggere in Matteo, al capitolo 7, al verso 17 e al verso 18. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fa frutti buoni. Allora, questo è il principio. Noi, non offendetevi, sto parlando di me innanzitutto, siamo degli alberi cattivi. E siccome siamo degli alberi cattivi, che frutti facciamo? Cattivi. Un albero cattivo non può fare frutti buoni. Un cuore insanabilmente maligno non può avere pensieri santi, non può avere pensieri spirituali. È inevitabile quindi che era necessario cambiare l'albero per intero, cioè era necessario compiere qualcosa di rivoluzionario. Estirpare il peccato e la natura peccaminosa per mettere una nuova vita. Marco capitolo 7, da 21 a 23. Perché da tempo, fattore degli uomini, escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, scoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo.
è dal di dentro. Non è la società intorno a noi. La società è così perché è fatta di uomini e di donne che dentro sono malvagie. E quindi la società è malvagia. È dal di dentro. Non è una cosa che viene da fuori, è dentro, è insita in ognuno di noi. Tant'è che Gesù aggiunge in Matteo 12, verso 34 e 35. Razza di libri, come potete dire cose buone, essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. No, fermati qui, poi mi leggi 33. Noi abbiamo dentro di noi non un buon tesoro, ma un tesoro malvagio. E quindi cosa possiamo togliere fuori? Cose malvagie. Quindi la rigenerazione è necessaria proprio per questo. Non bastava e non era sufficiente il perdono dei peccati nel piano eterno di Dio. Ciò che Dio voleva era che l'uomo diventasse una nuova creatura. Il verso 33 infatti dice... O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Verso 33 ci ricorda questo: se fai l'albero buono, allora il frutto sarà buono, se l'albero è cattivo, il frutto sarà cattivo. Quindi Dio doveva fare l'albero buono. Questa è l'opera della rigenerazione e questo è un cardine della nostra fede. Noi non crediamo che la salvezza è l'adesione ad una religione, né tantomeno non crediamo che se diventiamo cristiani continuiamo ad essere quelli di prima e ci appiccichiamo addosso semplicemente un'etichetta, cristiano evangelico. Noi crediamo che se siamo salvati, e lo siamo nel senso biblico del termine, diventiamo delle nuove creature, non perfette, certo, ma diventiamo delle nuove creature. L'albero che era cattivo diventa buono, il cuore che era malvagio diventa buono, tutto viene cambiato. E infatti Paolo dirà in un verso famoso, leggimi prima Seconda Corinzi 5,17. Sì. Se dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Se uno è in Cristo diventa una nuova creatura, c'è un passato, c'è una nuova vita, le cose diventano nuove. Era quello che Gesù diceva a Nicodemo, Giovanni capitolo 3, verso 3 innanzitutto. Gesù gli rispose... verso 3, Pina. Tu poi mi leggi 3,6, Mariana. Gesù gli rispose, in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E poi il verso 7. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. È quello che Gesù disse a Nicodemo, bisogna nascere di nuovo. Non è una nascita di tipo una reincarnazione, è una rinascita spirituale. Ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Tu non devi rinascere nella carne, perché tu, caro Nicodemo, sei nato, stai vivendo, un giorno morirai, come tutti gli uomini. Tu devi rinascere nello spirito, perché nello spirito sei morto e quindi devi avere una nuova vita. E quest'opera viene dallo Spirito Santo di Dio, Giovanni capitolo 3, verso 6. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Quindi è lo Spirito che crea questa nuova vita in ognuno di noi. Ora, questo principio, dicevamo, che è presentato nel Nuovo Testamento, Mary, intanto mi trovi Geremia 31,33. Questo principio, dicevamo, che nel Nuovo Testamento era già espresso nell'Antico. Cioè, perché non c'è un Dio dell'Antico e un Dio del Nuovo Testamento. Non c'è un piano dell'Antico Testamento e un piano del Nuovo Testamento. Dio è sempre lo stesso. Ieri, oggi è in eterno. Nell'Antico Testamento vediamo l'ombra di realtà che sono poi manifestate pienamente nel Nuovo. Ma già nell'Antico Testamento Dio diceva, Ezechiele 36, 26 e 27, quindi questo piano di Dio era già nell'Antico Testamento: togliere il cuore malato
mettere un cuore sano e fare sì che nel cuore dell'uomo fossero scritte le leggi di Dio. Geremia capitolo 31 verso 33. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. La legge di Dio è scritta nei nostri cuori. La rigenerazione, quindi, o nuova nascita, è qualcosa che è al centro della nostra fede. Ed è qualcosa che ancora oggi deve essere ricercata, perché dobbiamo essere attenti. Noi delle volte guardiamo con un senso quasi di disprezzo, nel senso non peggiore del termine, una certa religione che è molto diffusa nella nostra nazione, che crede in alcuni principi, uno dei quali è la rigenerazione battesimale. Cosa dice la religione più diffusa nella nostra nazione? Quando la persona viene battezzata, l'acqua del battesimo rigenera quella persona. Perché si arriva a questo? Perché a un certo punto della storia, risaliamo a secoli e secoli fa, in questa religione non c'erano più delle nuove nascite. Cioè si prendeva tutti, si battezzava tutti e si faceva diventare tutti quanti membri di quella religione. E allora come risolvere il problema del principio cristiano secondo cui bisogna nascere di nuovo? Ti inventi la cosa che se uno si battezza è rigenerato e quindi hai risolto il problema. Ma non è così. Come diceva un fratello delle prime ore, il fratello Marin, se uno non è nato di nuovo e fa il battesimo, un peccatore asciutto entra nell'acqua e un peccatore bagnato esce dalla vasca battesimale. Non è successo nulla. L'acqua del battesimo non rigenera. Il battesimo è una testimonianza esteriore di un'opera interiore. E noi ancora oggi dobbiamo predicare il Vangelo con lo scopo di vedere anime nate di nuovo. Non persone che frequentano una chiesa, che cambiano banco o denominazione, ma anime nate di nuovo. Questo è il fulcro. E questo deve riguardare sia coloro che sono nati, tra virgolette, nella chiesa, cioè i figli dei credenti, sia coloro che non sono nati nella chiesa, quanti cioè non hanno familiarità con la religione evangelica, tutti dobbiamo nascere di nuovo. Tutti, indistintamente. Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, non puoi né vedere né entrare nel regno di Dio. Questa nuova nascita implica quindi una nuova vita, la legge di Dio che viene scritta nei nostri cuori secondo quello che è il piano eterno di Dio. Abbiamo già letto in Ezechiele e Geremia, ma leggiamo sempre a questo proposito qualche altro verso nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Maddalena, Deuteronomio, capitolo 30, verso 6, poi Pina, Ezechiele 11, da 19 a 21, poi mamma Geremia 24 verso 7, poi Pina Giovanni capitolo 16 il verso 13, poi Alessandra Galati capitolo 5 verso 22, poi Mariella Romani capitolo 8 i versi da 2 a 8, poi Mary Giovanni capitolo 14 verso 17 e poi Antonio Giovanni capitolo 20 verso 22. Cominciamo a leggere per piacere Deuteronomio 30 verso 6. Il Signore il tuo Dio ti conciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e così tu viva. Voi sapete che il segno di appartenenza a Israele, che era anche il segno del patto tra Dio e Abramo, era la circoncisione, che riguardava tutti i figli maschi. Questa circoncisione era qualcosa di esteriore, riguardava il corpo dell'uomo. Ma il piano di Dio, sin dall'antichità, non riguardava un aspetto esteriore, ma riguardava un qualcosa di interiore. Io circonciderò il tuo cuore. E Paolo dirà nel Nuovo Testamento, i veri circoncisi siamo noi perché abbiamo il cuore circonciso. Cioè la salvezza non è un'opera esteriore, è un'opera interiore. Per questo c'è la rigenerazione e la nuova nascita che sono un pilastro della nostra fede e dalla quale nessuno deve sfuggire. Perché è necessaria affinché, affinché l'uomo possa veramente onorare e appartenere al Signore. Ezechiele 11 da 19 a 21. Metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne.
perché camminino secondo le mie prescrizioni e osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Ma quanto a quelli il cui cuore è attaccato alle cose esecrande e alle loro abominazioni, io farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore Dio. Vedete, questa rigenerazione che nell'Antico Testamento è anche raffigurata con una sorta di trapianto del cuore, cuore di pietra tolto, cuore di carne messa, è nella visione di Dio essenziale affinché l'uomo possa arrivare a praticare la volontà di Dio. Metterò un cuore di carne affinché possano ubbidire ai miei comandamenti e fare la mia volontà. Se questo cuore di carne non viene messo, se non c'è questa nuova nascita e quindi il cuore rimane attaccato alle cose esecrande di questo mondo, il giudizio di Dio rimane e ricade su quella persona. Perché non possiamo essere graditi a Dio se la nostra vita non viene cambiata, rivoluzionata, trasformata. È necessario nascere di nuovo. Ed è necessario che questa vita che si realizza attraverso Cristo venga poi alimentata dallo Spirito e dall'opera della grazia, dallo Spirito di Dio e dall'opera della grazia. Ora, un altro modo con cui viene raffigurata la nuova nascita è il dissodare un campo nuovo, cioè il togliere le spine, le erbacce, eccetera, in modo tale che si possa seminare del buon seme e si possa avere così un buon raccolto. Ora, voi sapete bene che il raccolto dipende da quello che si semina, cioè se seminate grano raccoglierete grano, se seminate zucchine raccoglierete zucchine, ok? Ora, quando il Signore ci salva, ci rende delle nuove creature, è come se questo campo fosse preparato per la semina, ma quello che si raccoglierà dopo quest'opera di grazia e di trasformazione dipenderà da quello che noi da quello che noi semineremo nella nostra vita. Cioè, sono nato di nuovo, gloria a Dio, ma non è che è finito che ho finito tutto quello che dovevo fare. Ora devo permettere a Dio di poter seminare il seme della sua parola e far crescere il frutto della sua parola, perché altrimenti il rischio qual è? Che dopo aver dissodato il mio campo rinascono le erbacce e le spine, e quindi tutto quello che è stato fatto è servito a nulla. Quindi la nuova nascita è un punto di partenza, non un punto di arrivo. È un punto di partenza. Noi infatti poi da lì dobbiamo crescere, crescere, crescere. Perché abbiamo quella scala da salire che collega la terra con il cielo, che è figura di Cristo nel sogno di Giacobbe, ma è anche figura di quel cammino spirituale che ognuno di noi fa nell'ambito della crescita cristiana. Geremia, capitolo 24, verso 7. Darò loro un cuore per conoscere me, che sono il Signore. Saranno mio popolo e io sarò loro Dio, perché si converteranno a me con tutto il loro cuore. Quindi darò loro un nuovo cuore affinché mi possano conoscere. Cioè, lo scopo di questa rigenerazione, oltre a quello che abbiamo detto finora, è che noi siamo portati o spinti a conoscere Dio. Cioè, se il Signore ci ha salvato e abbiamo una nuova vita in noi, il nostro desiderio è conoscerlo, il Signore. E come lo conosciamo? Lo conosciamo certo attraverso la comunione con Lui, ma anche attraverso la parola di Dio, che è la rivelazione di Dio. Se noi vogliamo conoscere il Signore, non dobbiamo aspettarci, come alcuni fanno in un'altra religione, delle apparizioni. Noi la rivelazione di Dio ce l'abbiamo già, ed è la sacra parola del Signore. Per questo la leggiamo, per questo la meditiamo, per questo la studiamo, per questo su di essa riflettiamo, perché essa ci rivela chi è Dio e qual è il piano di Dio per la vita di ognuno di noi. E questo lo fa per mezzo della sua parola e naturalmente dell'azione dello Spirito Santo. Giovanni 16, 13. Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di solo, ma vedrà tutto quello che avrà scritto e vi annuncerà le cose a venire. Lo Spirito di Dio che è venuto, perché è stato mandato, ci guida nella verità di Dio. Quindi,
Se voi sentite qualcuno che dice il Signore mi ha rivelato, gli ha rivelato qualcosa che non è secondo la parola di Dio, state sicuro che non è stato lo Spirito Santo. Perché se fosse stato lo Spirito Santo, avrebbe guidato nella verità, nella parola di Dio. Se ci sono se c'è una nuova rivelazione, una nuova dottrina, una nuova visione, che non è conforme alla parola di Dio, non c'è lo Spirito Santo, non c'entra nulla. Perché lo Spirito Santo non agisce in autonomia, perché Padre, Figlio e Spirito Santo sono in stretta relazione l'uno con l'altro. Non si contraddicono, ma lavorano all'unisono, perché sono la stessa cosa, e uno e trino. Quest'opera, quindi, che implica che è conseguenza della rigenerazione, ci porta ad essere degli alberi buoni, ripartendo all'esempio iniziale, che portano dei frutti buoni. Quali sono questi frutti? Ho di nuovo sbagliato l'ordine. Galati 5:22 prima. Ah sì, ok. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, verità, mansuetudine, autocontrollo. Questi frutti sono quelli elencati dall'Apostolo Paolo, che sono qualcosa che è in netto contrasto, e le vedremo dopo, con le opere della carne che sono elencate qualche verso prima. E sono, come dicevamo, una conseguenza della rigenerazione. Se non c'è lo Spirito di Dio, questi frutti non ci possono essere. Ma se c'è lo Spirito di Dio, questi frutti ci sono. E se non ci sono, vuol dire che non c'è lo Spirito di Dio. Non c'è via di scampo. Non c'è via di scampo. Ecco perché Gesù, come abbiamo letto prima, disse l'albero si riconosce dai frutti. Se ci sono i frutti dello Spirito, è un albero spirituale. Se non ci sono i frutti dello Spirito, non è un albero spirituale. Romani capitolo 8, i versi da 2 a 8. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Perentorio, fermo, secco, ma veritiero, è l'Apostolo Paolo. Quelli che camminano per la carne pensano alle cose della carne. Quelli che camminano per lo spirito pensano alle cose dello spirito. Chi cammina per la carne non è gradito a Dio, chi cammina per lo spirito è gradito a Dio. Ecco perché la rigenerazione, quindi. Perché Dio non ci voleva soltanto salvare, ma voleva che ognuno di noi potesse camminare in modo gradito a Lui. E lo Spirito Santo ci guida in questa direzione. Quando parliamo di questa guida dello Spirito Santo, non intendiamo il battesimo nello Spirito Santo, ma la dimora dello Spirito di Dio che è con ogni credente. Non c'è credente che non abbia lo Spirito Santo. Il battesimo poi è un traboccare della presenza dello Spirito, ma chiunque è salvato ha lo Spirito di Dio. Giovanni capitolo 14 verso 17. Lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Il mondo non ha lo Spirito, ma voi che avete conosciuto me, dice Gesù, avete lo Spirito. E Giovanni 20:22. Detto questo, soffiò di loro e disse, riceverete lo Spirito Santo. Ora, vedete che qui i discepoli ricevono lo Spirito Santo, Gesù è risorto, per questo può dare lo Spirito di Dio, ma qui non c'è il battesimo nello Spirito Santo, perché quello avverrà in Atti capitolo 2, quindi avverrà qualche giorno dopo, qui c'è
il soffio dello Spirito di Dio, e quindi lo Spirito che va a dimorare nel cuore di questi discepoli che hanno gustato la nuova nascita, perché la nuova nascita è una conseguenza della morte e della risurrezione di Gesù. Quindi lo Spirito Santo che viene ad abitare nei nostri cuori ci rende delle nuove creature, che ci spinge a desiderare le cose spirituali e che determina in noi dei frutti spirituali. Se lo Spirito di Dio non è in noi e la vecchia natura continua a governare la nostra vita, è inevitabile che i frutti che noi portiamo sono dei frutti malvagi. Quali saranno questi frutti? Galati, capitolo 5, Maddalena, da 19 a 21. Poi Pina, Galati, capitolo 5, prima il verso 24 e poi il verso 16. Poi, mamma, per favore, Seconda Corinzi, capitolo 3, verso 18. Poi Pina, Romani, capitolo 12, dal verso 3, poi ti dirò i versi da leggere. Poi Alessandra, Prima Corinzi, capitolo 12, dal verso 12, e poi ti dirò i versi da leggere. E poi Mariella, Efesini, capitolo 4, dal verso 4 al verso 6, e poi Antonio, Ebrei, capitolo 10, verso 24 e verso 25. Cominciamo a leggere Galati, capitolo 5, da 19 a 21. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho detto, vi preavviso che con tali cose non rivederà il regno di Dio. Quindi vedete, quando non c'è lo Spirito che ci guida, noi inevitabilmente siamo guidati dalla carne, cioè dalla nostra vecchia natura. La carne rappresenta la nostra vecchia natura. I risultati si vedono, perché ci sono tutte queste opere malefiche. Giacomo, nello scrivere la sua epistola, dirà al capitolo 4: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Quali sono le opere della carne? Inimicizie, gelosie, invidie, contese, sette, divisioni e carnalità. Ecco perché abbiamo bisogno di essere guidati dallo Spirito, ed ecco perché abbiamo bisogno ancor prima di essere rigenerati dallo Spirito Santo stesso, in modo tale che non pensiamo più alle cose della carne, non siamo più persone malvagie, invidiose, gelose, litigiose, irascibili, eccetera, eccetera, ma diventiamo persone amorevoli, pacifiche, longanime, piene di misericordia, eccetera. Questa è l'opera della grazia. E questo è quello che può attirare le persone, non la nostra bella predicazione o la nostra bella testimonianza. Le persone ci ascoltano, ma sono pure affascinate, ma poi ci guardano e dicono, lo sapete che dicono. E quindi di conseguenza noi dobbiamo essere preoccupati di essere stati rigenerati. E dobbiamo vivere quella rigenerazione, permettere al Signore di mantenerci sotto la guida del suo Spirito. Galati, capitolo 5, prima il verso 24. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. E poi il verso 16. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Vedete. È un cammino che deve essere fatto per lo Spirito Santo di Dio. Naturalmente, dicevamo prima, la rigenerazione non ci rende perfetti, ma ci prepara per poter vivere una vita secondo la volontà di Dio, perché avendo un cuore nuovo ed essendo state scritte le leggi di Dio dentro il nostro cuore, noi siamo spinti a ricercare Dio, a ricercare di fare la volontà del Signore. L'opera della grazia, infatti, è un'opera progressiva. Seconda Corinzi, capitolo 3, verso 18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Bene, noi veniamo trasformati nella sua immagine,
di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito Santo di Dio. In altre parole, mentre alcuni vedono nel giorno della salvezza il proprio punto d'arrivo, la scrittura, come abbiamo accennato prima e come dice qui chiaramente lo Spirito Santo per la penna dell'Apostolo Paolo, la nuova nascita è il punto di partenza. Da lì veniamo trasformati di gloria in gloria, nell'immagine di Cristo per l'azione dello Spirito Santo di Dio. Dobbiamo quindi crescere nell'amore, nella pace, nei frutti dello Spirito. Perché? Perché sapete bene che il frutto non è una cosa che nasce già completo sull'albero. Quando voi vi avvicinate a un albero nel periodo primaverile, vedete prima le gemme, poi cominciate a vedere il frutto che si comincia a formare, poi lo vedete che cresce, 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 fino a quando a un certo punto diventa maturo. E il segno che è maturo solitamente è il fatto che questo frutto cade, no? Così è dell'opera di Dio. Cioè ognuno di noi deve crescere fino al verrà il giorno in cui non cadiamo, ma veniamo portati in alto, nel cielo, alla presenza di Dio. Quindi dobbiamo crescere. Quanta strada c'è da fare? Tanta, per tutti quanti noi. Guai quando ci sentiamo arrivati, guai. Siamo veramente messi male, perché diventiamo come la chiesa di Laodicea. Tu pensi di essere ricco, di esserti arricchito, di non avere bisogno di niente, di nessuno, e invece non sai che sei cieco, povero, nudo, misero, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Signore ci aiuti ad avere questa visione. Io devo ancora crescere. Quando siete per strada, di tanto in tanto vedete un triangolino e c'è un omino con una pala, no, che scava. Che vuol dire? Lavoro in corso. Ecco, tu ed io dovremmo camminare con questo simbolino messo davanti e di dietro. Lavoro in corso, ok? Perché Dio ancora ci sta modellando. Il vasellaio, tu sei Signore, io sono l'argilla nella tua mano. Ora, l'opera della rigenerazione, quindi, è qualcosa che determina in noi un nuovo rapporto col Signore. I suoi comandamenti vengono scritti nel nostro cuore e noi ci volgiamo verso di Lui col desiderio di fare la sua volontà. Ma l'opera della rigenerazione non si conclude in questo, perché non solo cambia il nostro rapporto con Dio, ma cambia anche il nostro rapporto con il prossimo. Ok? E questo è qualcosa di molto importante. Noi per natura siamo egoisti, tutti indistintamente. Quando eravamo bambini abbiamo imparato alcune parole per prima, forse mamma, forse papà, ma subito dopo abbiamo imparato altre due parole. No, mio. No? Quando avevamo la caramellina in mano, arrivava qualcuno che per giocare ci diceva: mi dai la caramella? No, mia. No, noi siamo così per natura, egoisti ed egocentrici. Per noi il mondo deve ruotare sempre intorno a noi, quello che piace a noi, quello che vogliamo noi, quello che ci diverte noi, quello che va bene a noi e degli altri, ma che mi interessa degli altri. Ok, questo è il concetto. Perché l'importante è che sto bene io. E quello che succede agli altri, problemi loro. Io penso a me, gli altri pensano a loro. Ok, questo è quello che siamo noi. Vi ripeto, nessuno si offende, è la nostra natura. Il Signore ci cambia, abbiamo detto, ma ci cambia nel senso che poi noi non abbiamo più questa visione egocentrica ed egoistica. Perché? Perché entriamo a far parte della Chiesa, che è il corpo di Cristo. Perché il cristiano non è stato chiamato a vivere da solo, ma è stato chiamato a vivere in comunione con Dio e con gli altri, con le altre uomini e donne nate di nuovo. Infatti, dice l'Apostolo Paolo, Romani capitolo 12, innanzitutto i versi da 3 a 5. Per la grazia che mi è stata concessa, dico, quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Fino a 5. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Poi mi leggerai da 6 a 8, quindi tieni la testa. No, aspetta un secondo, perdonami. Quindi vedete, l'Apostolo Paolo dice, siccome siamo stati salvati, noi siamo un corpo, siamo molti, ma siamo un corpo. E questo si riferisce alla Chiesa locale e alla Chiesa universale. La Chiesa locale è formata da più persone che però formano un corpo.
sono uno. Fa, o Padre, che come io e te siamo uno, anche loro siano uno. La preghiera di Gesù per la Chiesa di Chiaravalle qual è? Fa, o Padre, che come io e te siamo uno, a Chiaravalle siano uno. E lo stesso è per la Chiesa universale. Noi non siamo parte solo della Chiesa di Chiaravalle. Noi siamo parte della Chiesa del Signore che è sparsa sulla faccia della terra e dobbiamo essere uno con la Chiesa del Signore. E quindi siamo parte l'uno dell'altro qui, ma siamo parte l'uno dell'altro anche con gli altri fratelli. Per questo non siamo freddi o insensibili quando sappiamo che ci sono persecuzioni verso i cristiani, perché sono parte nostra. Se stanno perseguitando loro è come se stessero perseguitando noi. Perché se una parte del corpo soffre, e lo sappiamo, no? E così deve essere. Quindi la volontà di Dio è che questa nuova nascita ci porti a vivere la comunione fraterna. Infatti nei versi da 6 a 8, Pina. Avendo pertanto doni differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero attendiamo al ministero, se all'insegnamento all'insegnare, se di esortazione all'esortare, chi dà via con semplicità, chi presiede lo faccio con diligenza, chi fa opere di misericordia le faccio con gioia. Questo essere un unico corpo è qualcosa che ci spinge a realizzare che ognuno di noi nella sua diversità contribuisce al benessere l'uno dell'altro. Perché ognuno, facendo quello che il Signore l'ha chiamato a fare, edifica l'altro. Se hai il dono di profetizia, profetizza. Hai il dono di ministero, attende al ministero. Hai il dono di insegnamento, insegna. Quello di esortare, esorta. Quello di dare, dai. Di presiedere, fallo con diligenza. Di fare opere di misericordia, falle con gioia. Si può fare tutto e si deve fare tutto nella Chiesa. Ma non c'è uno che fa questo. Sono tanti che ognuno mette a disposizione il talento che Dio gli ha dato. E allora, anziché chiederci perché gli altri non fanno quello che facciamo noi, chiediamoci perché noi non facciamo quello che dovremmo fare. Perché se ognuno di noi facesse quello che dovrebbe fare, l'opera di Dio prospererebbe in un modo straordinario. Il fatto che siamo un corpo è da Paolo ulteriormente sviluppato nella Prima Corinzi, capitolo 12. Leggiamo innanzitutto i versi da 12 fino a 14. Perché come il corpo è uno e ha molti membra, tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molti membra. Ora, poi li leggerai da 15 a 19, però innanzitutto questo qua è una breve riflessione. Il punto di partenza è che siamo un'unica cosa, perché siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Quali potrebbero essere le devianze o le deviazioni da questa idea? Cominciamo a leggere i versi da 15 a 19. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse, siccome io non sono l'occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe il dito? Se tutto fosse il dito, dove sarebbe l'operato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ora, le due devianze possibili sono queste. Uno, qualcuno che dice, ma siccome io non sono stato chiamato a fare qualcosa di particolare, vuol dire che non faccio parte della Chiesa e quindi posso vivere la mia fede così, come mi piace, come viene a me. No, attenzione, perché ognuno di noi è chiamato a fare qualcosa di diverso dall'altro e nessuno di noi è più importante dell'altro, ma tutti quanti siamo necessari e fondamentali per lo sviluppo del corpo. Tu ti puoi anche chiamare fuori, ma se fai questo, tu ti stai estromettendo dal piano di Dio per la tua vita. E nella Chiesa non è che tutti dobbiamo essere uguali all'altro, non ci deve essere la copia di Maddaleno, la copia di Antonio, la copia di Pino, la copia di che volete voi.
Ognuno di noi ha la sua personalità e individualità. Tutti dobbiamo avere il carattere di Cristo, ma ognuno di noi ha una sua individualità e personalità. E queste diverse individualità e personalità contribuiscono al bene e allo sviluppo dell'opera di Dio. E quindi è necessario che ognuno di noi si metta a disposizione. Chi ha orecchio, che deve fare? L'orecchio. Chi è bocca, che deve fare? La bocca. Chi è mano, che deve fare? La mano. Chi è piede, che deve fare? Il piede. Ognuno deve fare la sua parte. Perché, come abbiamo visto altre volte, se un corpo manca di una mano o di un piede o di un occhio, è un corpo che è mutilato. E non, poverino. Avete mai visto purtroppo una persona che a causa di un diabete gli vengono tagliate le gambe? Poverino, ha bisogno d'aiuto, non si può muovere come si vorrebbe muovere. Oppure una persona che gli manca una mano o un occhio, poverine queste persone, nel senso che hanno delle difficoltà. Una chiesa dove chi deve fare il piede non fa il piede è una chiesa poverina. Se c'è una chiesa dove chi deve fare l'occhio non fa l'occhio, è una chiesa che si muove con difficoltà e che non può prosperare. Ma non perché Dio non la voglia far prosperare, ma perché c'è una parte del corpo che non fa quello per cui era stata innestata nel corpo. E allora, Signore, aiutaci, ognuno di noi, a fare quello che Tu ci hai chiamato a fare, secondo quei doni che Tu ci hai dato. E quindi dice nei versi da 28 a 30, Alessandra, gli ultimi che ti chiedo di leggere. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenza, doni di governo, diversità di lingue. Se fosse tutti gli apostoli, sono forse tutti i profeti, sono forse tutti i dottori, fanno tutti dei miracoli, tutti hanno forse doni di guarigioni, parlano in tutte lingue, interpretano tutti, voi però desiderate ardentemente i doni maggiori. L'Apostolo Paolo alla fine dice, se voi vi accorgete, non è che tutti fate la stessa identica cosa. C'è chi fa questo, chi è apostolo, chi è profeta, chi è interprete, chi parla in lingue, chi fa miracoli, ognuno fa una cosa diversa. La nuova nascita ci porta ad avere un nuovo rapporto con Dio, ci porta ad avere un nuovo rapporto con la Chiesa del Signore. E nella Chiesa del Signore noi viviamo per dare, perché abbiamo imparato, come disse Gesù, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Abbiamo imparato che il rapporto con i fratelli non è un qualcosa che ci permette di arricchirci, ma ci permette di arricchire gli altri, e nell'arricchire gli altri noi stessi siamo arricchiti. Non parlo di ricchezze materiali, mi capite bene, parlo di ben altre ricchezze più gloriose ed eterne. E quindi nella Chiesa del Signore abbiamo bisogno di avere questa visione affinché siamo un solo corpo e ognuno di noi contribuisca al bene di questo corpo. Efesini 4, da 4 a 6. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Quindi vedete, alla fine, quando questo corpo si sviluppa con questa visione spirituale, diventa un unicum che progredisce per la gloria di Dio. Ora, affinché questo sia possibile, è necessario che nella Chiesa ci sia questo desiderio di essere uno, che si manifesta nell'interesse che si ha dell'uno verso l'altro. Maddalena, intanto mi trovi Giovanni 15:2 e Pina, canti, scusami, no Maddalena, prima Giovanni 3:14, poi Pina 15:2 e poi mamma Cantico dei Cantici, capitolo 4, verso 7. Antonio, mi leggi intanto Ebrei 10, verso 24 e verso 25. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a ricevere, tanto più che vedete avvicinarvi al processo. Ora, qual è il giorno di cui parla? Il ritorno del Signore. Quindi, siccome noi vediamo che il ritorno del Signore si sta avvicinando, lo vediamo per quello che accade intorno a noi, ma
Se abbiamo un minimo di raziocinio lo capiamo. Se sono passati, se passano i giorni, l'arrivo del Signore è più vicino. Ma a prescindere se si stanno manifestando o meno i segni, più andiamo avanti, più è vicino il ritorno del Signore. Cosa dobbiamo fare visto che il giorno del ritorno del Signore è vicino? L'autore agli ebrei, forse l'apostolo Paolo, forse no, dice: dobbiamo fare attenzione, scusate, gli uni agli altri, ci dobbiamo incitare all'amore e alle buone opere e ci dobbiamo esortare a vicenda senza abbandonare la comune adunanza. C'è quindi questo amore, questo interesse reciproco che ci spinge a esortarci, a dire l'uno all'altro facciamo attenzione, a incitarci a fare il bene e a progredire nel bene. C'è questo desiderio, in altre parole, di vivere nella presenza di Dio facendo la volontà di Dio. Perché senza abbandonare le comuni adunanze? Ora è chiaro che il fatto che uno venga in chiesa non vuol dire che è salvato. Il fatto che uno sia dietro un pulpito non vuol dire che è salvato. Però è altrettanto vero che se uno è salvato, in chiesa ci viene. Perché? Perché nella chiesa trova la comunione dei santi. E abbiamo detto prima che una delle cose che accade nella nostra vita con la nuova nascita è che noi abbiamo un nuovo rapporto con il nostro prossimo, in un modo particolare, con i santi, quanto ai santi che sono sulla terra, essere la gente dilettevole in cui pongo tutto il mio affetto. Perché ci piace ritrovarci nella presenza di Dio. Sapete quando nascono i problemi? Quando ci ritroviamo per non adorare Dio. Perché poi noi pensiamo che siccome siamo fratelli e sorelle dobbiamo fare tutto insieme, invece non è vero. Noi insieme dobbiamo cercare il Signore, servire il Signore, adorare il Signore, lodare il Signore, pregare il Signore, ma ci sono tante altre cose che non dobbiamo fare insieme. Perché dobbiamo avere la consapevolezza che in ogni caso rimaniamo persone che hanno una loro individualità. E se ci accorgiamo che in qualche modo non riusciamo a, come dire, oltre naturalmente all'adorazione, intendo nella vita di ogni giorno, a stare bene stretti, dobbiamo saper vivere nella giusta relazione. C'è una storia che vi ho raccontato altre volte, è una favola. Periodo invernale, gli animali avevano freddo perché fuori c'era la neve e prendevano e si abbracciavano l'uno con l'altro. Perché stringendosi l'uno all'altro con i loro corpi si riscaldavano, no? È bello quando il bambino ha freddo, va dalla mamma, la mamma lo stringe e prova calore. C'erano due ricci che avevano freddo. E siccome vedevano che tutti gli animali si riscaldavano stringendosi, hanno detto stiamo vicini pure noi. Problema che i ricci hanno gli aculei. E quando ci sono messi vicini si sono fatti un male cane. E allora si sono allontanati e hanno detto è meglio che stiamo lontani. Però stando lontani stavano freddi. E allora hanno trovato la soluzione. Ci avviciniamo fino al punto in cui ci tocchiamo. Quando vediamo che ci tocchiamo, lì non andiamo oltre. Perché se andiamo oltre ci facciamo male. Se siamo troppo lontani ci fa freddo. Ora noi dobbiamo essere saggi nelle relazioni che abbiamo gli uni con gli altri. Non è che dobbiamo essere indifferenti. Tra cristiani non c'è indifferenza, ci deve essere amore, ma ci deve essere saggezza. Se io ho un carattere che cozza con il carattere, scusami, un modo di dire, della sorella Maddalena, devo sapere fino a dove posso arrivare e dove oltre non posso andare. Se la sorella si accorge che dicendomi una certa parola io parto in quarta, è meglio che quella parola non me la dice più. Se si accorge che facendo certe azioni io non mi piace quella, un modo di dire, se viene troppe volte a casa mia mi dà fastidio, lei che farà? Ci verrà di meno. Non per questo non mi ama, ha semplicemente rispetto della mia individualità, della mia personalità, perché capisce che magari sono una persona riservata. Magari ne parla con Antonio, è una persona con cui che a lui piace confidarsi e quindi si confidano le cose. Dobbiamo essere saggi, perché se non siamo saggi, noi non riusciremo a vivere nella pace. Perché la maggior parte dei problemi nascono da questo. Il resto dobbiamo farlo insieme, lodare il Signore, servire il Signore, amare il Signore, vivere nel Signore, eccetera, eccetera. Le altre cose Dio ci dia saggezza, luce e intelligenza, perché così cresciamo e prosperiamo.
Questo amore tra i fratelli, dicevamo, è necessario, tant'è che dice Giovanni nella sua prima epistola, capitolo 3, verso 14. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Allora, Giovanni è uno che quando scriveva, scriveva in un modo molto conciso, no? Frasi brevi che non danno spazio a filosofeggiamenti vari. Sì, no, ma tra l'altro non ti danno neanche la possibilità di arzigogolare intorno, no? Perché l'Apostolo Paolo fa delle elaborazioni, no? Tant'è che Pietro dice, è vero che scrive delle cose difficili e molti, basandosi su quelli, poi creano false... Giovanni, pa! Me lo rileggi il verso, per favore? Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Cosa viene dopo questo? No, che c'è un punto, una virgola, che c'è? No, nel testo che c'è una virgola, un punto. Leggi la punteggiatura. I fratelli, punto. Punto. Quindi devo dire che la frase finisce lì. No? Quando mi hanno chiesto di recitare il 5 maggio, mi dissero, dopo i fu, che viene? E io ho continuato la poesia, ho detto, no, dopo i fu viene punto. Perché vuol dire che tu la ti fermi e pensi, no? Perché ci metti il punto? Perché è una frase finita, quindi dobbiamo riflettere. Su cosa devo riflettere? Rileggilo. Da prima. Questo sì, fino al punto. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita. Perché? Perché amiamo i fratelli. Punto, ok. Quindi, questo vuol dire che io conosco che sono passato dalla morte alla vita, cioè che sono stato rigenerato, salvato. Come lo faccio a sapere, a conoscere? Perché? Perché amo i fratelli, ok? Finisce qua. Poi Giovanni inizia un'altra frase, perché qui ha dato la prima picconata. Ora dà il colpo di grazia. Qual è il colpo di grazia? Chi non ama rimane nella morte. Un altro punto, mi pare, no? Sì. Chi non ama i fratelli rimane nella morte, cioè che vuol dire? Non è stato rigenerato, cioè non è passato dalla morte alla vita. Questo è un elemento che ci fa capire chiaramente dove siamo. Cioè, senza possibilità, è il classico sistema binario 0-1. Perché i computer funzionano bene e velocemente? Perché ragionano sul sistema 0-1, falso o vero. Giovanni fa lo stesso sistema, falso o vero. Cioè, sei nato di nuovo, ami i fratelli. Non ami i fratelli, non sei nato di nuovo. Non c'è via di scampo. Quindi, dicevamo prima, l'amore ci deve essere, perché altrimenti non siamo nati di nuovo. Ma quello non ci deve far scadere nel superare la privacy degli altri. Dobbiamo avere rispetto della personalità degli altri, l'uno con l'altro. Questo è già nel matrimonio. Paolo, nello scrivere la famosa epistola agli Efesini 5:22, riguardo marito e moglie, dice, alla fine di tutto il suo discorso, Galati Efesini, dove sei? Che è bello perché tra marito e moglie così dovrebbe fare, ma d'altronde tra di voi ciascuno individualmente ami la sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito. C'è questo rapporto di rispetto reciproco che se c'è nel matrimonio, e ci deve essere, immaginate se non ci deve essere nella Chiesa. Ora, questo amore quindi è qualcosa che viene dal fatto che siamo stati rigenerati e non dipende da come sono gli altri, dipende da come sono io. Cioè, siccome il Signore mi ha salvato, io amo i fratelli e le sorelle. Infatti, dice Giovanni al capitolo 15, al verso 2. Sì. No, Giovanni 15, verso 2. Ogni calcio che me non dà frutto lo toglie via, e ogni calcio che dà frutto lo porta a tutte le vie. Questo qua fa sì che il Signore ci continua a lavorare in modo tale che noi portiamo sempre più frutto. E quindi l'amore non è una cosa che scema, ma è una cosa che cresce. Non succede come avviene in alcuni casi che appena siamo salvati amiamo tutti, poi una volta che li conosciamo non amiamo più nessuno. Perché il frutto dell'amore è qualcosa che deve crescere. Vi ho chiamati affinché portiate frutto,
frutto permanente e frutto abbondante, ed egli ci pota affinché portiamo più frutto, più amore. Dobbiamo arrivare a guardare i fratelli e le sorelle con gli occhi di Cristo. Sapete come ci guarda il Signore? Non so come fa, però lui dichiara questo riguardo alla sua Chiesa. Cantico dei Cantici, capitolo 4, verso 7. Tu sei tutta bella, amica mia, e non c'è nessun difetto in te. Questo è quello che il Signore dice della Chiesa. Come lo rileggi? Tu sei tutta bella, amica mia, e non c'è nessun difetto in te. Sapete perché può dire questo? Perché guarda con gli occhi dell'amore. Perché per qualsiasi innamorato la sua amorosa è la più bella di questo mondo? Perché la ama. Non è probabilmente la più bella, forse lo è, non lo so. Ma in ogni caso per lui è la più bella di questo mondo, perché la ama. Perché l'amore copre moltitudine di peccati. E allora dobbiamo imparare dal Signore a guardare con i suoi occhi, gli occhi dell'amore, la nuova nascita, un altro pilastro della nostra fede che ci porta a vivere una nuova relazione con Dio. Per mezzo dell'opera dello Spirito Santo, la legge di Dio è scritta nei nostri cuori e noi desideriamo conoscere Dio ed amare Dio e servire Dio. Per mezzo dello Spirito Santo entriamo a far parte della sua Chiesa. E nell'essere parte della sua Chiesa ognuno dona quello che il Signore gli ha dato e lo mette a disposizione degli altri affinché gli altri siano edificati e insieme possiamo crescere nell'amore, progredendo nelle vie della santificazione per raggiungere alla fine la statura perfetta di Cristo e un giorno essere con Lui per l'eternità. Amiamoci, fratelli e sorelle, e sicuramente saremo un esempio e una luce in questo paese. Chiudiamo gli occhi, chiniamo il capo, vogliamo con tutto il cuore andare ai piedi del Signore e chiedere a Lui aiuto per poter vivere sempre nelle vie della grazia. Benedetto il Signore.